In pensione posso continuare a lavorare? Una volta perfezionato un diritto a pensione, ovvero il raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi se donne o dei 42 anni e 10 mesi se maschio, a cui va applicata la finestra mobile dei 3 mesi, o in alternativa il perfezionamento dell'età della vecchiaia, ad oggi 67 anni, in presenza di 20 anni di contributi, il lavoratore autonomo non è obbligato a cessare l'attività lavorativa, ma può continuare a lavorare. Da pensionato e lavoratore, devo pagare i contributi? Una volta in pensione, il lavoratore autonomo è comunque obbligato a versare la contribuzione INPS. Soltanto all'età dei 65 anni può chiedere di versare metà della contribuzione INPS prevista e la domanda si fa attraverso i servizi del cassetto previdenziale. E i contributi versati dopo la pensione? Queste somme non vanno perse, ma danno come risultato un incremento della propria pensione che si chiama supplemento. L'importo del supplemento varia a seconda dei contributi versati nel periodo di riferimento ed è calcolato con il sistema contributivo. Quando è possibile avere il supplemento? Per richiedere il primo supplemento occorre attendere 5 anni dalla decorrenza della pensione o 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Questo si chiama termine ordinario. Non è tuttavia necessario aver lavorato tutti e 5 gli anni. Nell'arco temporale di riferimento posso aver lavorato 1, 2, 3 o 4 anni, non importa. Un esempio, in pensione con decorrenza novembre 2020, il primo ricalcolo lo posso fare con decorrenza novembre 2025. E cosa chiedo? Chiedo l'incremento della pensione sulla base dei contributi versati in quell'arco temporale di riferimento novembre 2020-novembre 2025. Il prossimo supplemento quando lo posso fare? Novembre 2030, novembre 2035 e via dicendo. Esiste anche un termine breve, ovvero è possibile chiedere il supplemento trascorsi 2 anni dal precedente o trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione e questo lo posso fare nel momento in cui ho compiuto l'età pensionabile della vecchiaia, ad oggi 67 anni. Se sono autorizzata a pagare metà INPS, quindi se ho compiuto i 65 anni e ho fatto la richiesta, ovviamente anche il supplemento sarà ridotto della metà. Come si ottiene? Il supplemento non è automatico, ma è richiesta. È il lavoratore che deve fare la domanda attraverso il portale INPS, avvalendosi del proprio SPID oppure attraverso il supporto del patronato.